valorizzavano molto l'attività e quindi ne approfittavano e si divertivano anche loro. Ma oltretutto, in una situazione del genere, l'operatore è una figura importante, anche solo visivamente. Il fattore della sua presenza ha la capacità comunque di contenere il gruppo, ha una grandissima capacità. Io purtroppo in questa esperienza sono caduto in una situazione anche abbastanza spiacevole, no? Dopo diversi incontri, egocentricamente pensavo già di avere la capacità, di avere la situazione in mano, no? Di poter gestire questi ragazzi. In realtà, in una situazione dove sono venuti a mancare gli operatori, anzi c'era solo un'operatrice all'interno, e in un secondo momento sono venuto a scoprire quest'operatrice. Era stata da poco assunta in quel posto ed era la prima volta che era in un contesto di attività del genere. Infatti io quel giorno ho visto veramente stravolgersi tutto, no? Io non riuscivo più a contenere i ragazzi facevano quello che volevano, poi hanno incominciato ad andare uno alla volta in bagno, no? Un po' come quando dice ai bambini di andare in bagno e loro creavano la fila praticamente, no? Io sono rimasto in moltissimi momenti da solo all'interno della palestra con questi ragazzi. È successo che due di questi si sono picchiati, perché uno, diciamo, il personaggio più aggressivo, no? del gruppo ha incominciato a esprimere la sua rabbia esplicitamente. L'operatrice non è stata capace a contenere questa espressione di rabbia ed è sfociata in un litigio, no? Con il bullo del gruppetto. Io mi sono esposto in un ruolo che non doveva essere assolutamente il mio. Cioè, noi siamo trainer di yoga della risata, portiamo questo strumento ed è l'unica cosa che assolutamente possiamo fare all'interno di questo contesto. Mi sono trovato a dividere istintivamente questi ragazzi. Fortunatamente penso che loro mi hanno dato anche una grandissima fiducia perché non si sono girati a ficcarmi un pugno da nessuna parte, che avrebbero potuto tranquillamente farlo. Me ne sono accorto dopo di questa cosa, no? Ripensandoci su. Anzi, ho anche titubato, ho avuto paura di questa situazione, ho avuto paura di questa violenza, no? E quindi ci ho ripensato, avrei voluto anche abbandonare il contesto, però poi parlando con il responsabile della struttura si è scusato ampiamente, non sapeva che le cose fossero andate in questo modo. Anzi, assolutamente, dalla volta dopo d'ora in avanti ci sono sempre stati due operatori. Questa è una cosa assolutamente essenziale, ma penso in qualsiasi contesto. In più in un contesto del genere dove ci sono dei problemi particolari, ecco. Dove ci sono delle persone che magari sono anche violente, no? Cioè prendono psicofarmaci, controllori dell'umore, quindi è importante questo aspetto qua. Assolutamente non sentirsi di super trainer della risata. Allora, io ho utilizzato il gioco. Il gioco, ad esempio, era un qualcosa che mi preoccupava. Non sapevo quale gioco utilizzare in un contesto del genere. Anche per non metterli troppo in difficoltà a livello cognitivo, perché non sapevo esattamente quali erano le loro possibilità. Anche qua ho utilizzato lo stesso strumento di utilizzare un gioco alla volta, propormi di crescere, no? Di portarli a lavorare in determinate situazioni, in determinati contesti, solo e esclusivamente se vedevo le loro reazioni, come avvenivano le loro reazioni. Ho incominciato da un gioco semplicissimo, che era quello di, che ne so, fare un ritmo con la mano, tutti in cerchio. Poi a un certo punto io davo lo stop, quello di fianco a me faceva un altro ritmo e tutti quanti ripetevamo questo ritmo, no? E l'abbiamo fatto tutti quanti. E in un contesto del genere già sono riuscito a capire quanto avevano la capacità di mettere in atto questo ritmo, quanto era la loro difficoltà di esporsi davanti all'altro. Infatti diverse persone, diversi ragazzi avevano molta titubanza, no? Dell'esprimersi nel movimento, nella parola.
quindi questo è stato già il primo e piccolo allenamento in un contesto del genere. Ho utilizzato moltissimo i bounce. I bounce sono stati fantastici. Non pensate di poter contenere, nel senso che loro creavano un caos meraviglioso, però. Non so se conoscete Animal Particular. Ok. Allora, dopo un po' loro lo conoscevano assolutamente a memoria. Avevano imparato a memoria Animal Particular. Era bellissimo, anticipavano già i miei gesti, c'è chi faceva il suono e i gesti dopo, chi già anticipava 5 minuti prima, no? Quindi si creava veramente un bordello fantastico. Però, vi dico, dopo 20 incontri siamo riusciti ad arrivare all'ultima sessione, mi richiedevano Animal Particular e sono riusciti a farlo abbastanza in una modalità regolare, insistendo. Il ballo è stato la mia arma vincente. Il ballo ha la capacità di coinvolgere tutti quanti. Incominciando prima di tutto da un ballo di gruppo, no? Per alleviare un po' le tensioni, poi cercare di unire le persone, ballare in coppia, per poi arrivare a che ognuno avesse la capacità di esporre il proprio modo di ballare.